Ci troviamo all'ingresso di quella che è stata accatastata sul registro delle grotte del Lazio come la Grotta della Capannazza. Siamo nella zona di Sezzescalo e lungo la risalita della Valle della Cune, sul versante destro della valle, ed è una grotta abbastanza Vai dentro, ampia. entrare. Maria, dici che tipo di materiale è, che tipo di grotta? Questa si sviluppa tutta dentro questa breccia cementata. Sono ciottoli calcarei, ma sono stati cementati dal carbonato di calcio. In fondo mi sembra di vedere che c'è un po' di roccia. E come tipo di grotta potrebbe essere anche una vecchia risorgenza, non si capisce molto bene adesso perché i crolli poi hanno modificato tutto l'ambiente. Vedo che ci hanno fatto dei muretti per renderla probabilmente abitabile in qualche epoca. E in fondo è anche un po' concrezionata, quindi la saletta in fondo probabilmente c'era un arrivo d'acqua. Io sto facendo il rilievo della cavità in maniera da poi poterla studiare in maniera più seria. Descrivicela un po' com'è dentro. Ma c'è questo passaggio che è stato chiuso da un muretto e da una porta, se vedi quella porta lì, no? Che dà l'idea di un posto dove tenevano gli animali, mentre all'esterno probabilmente vivevano le persone. E ancora non abbiamo trovato segni diciamo per capire quando questo è successo. C'è solo un pezzo di mattone cotto, ma solo un pezzetto, quindi non è che gli hanno fatto tutto il corso e qui buttavano la roba probabilmente, però non si capisce di che periodo c'è un piatto. No, è stato rimaneggiato parecchio. All'interno della grotta ci sono delle concrezioni che, come ci diceva Maria, possono far risalire, pensare che sia stata percorsa d'acqua, anche se stagionalmente Dove niente dall'alto, vedi? proveniente dall'alto. Vediamo, Eccole qui le concrezioni che c'è scendono. un cunicolo che scende dall'alto e che è chiuso da due massi, e che probabilmente c'è un ingresso nella parte superiore. Usciamo. Come si nota, la grotta è stata abitata anche recentemente, è pieno di resti di vita quotidiana, di oggetti, di bottiglie, probabilmente da varie epoche, però anche negli ultimi anni è stata probabilmente abitata. Allora, sto facendo rilievo e lo sto facendo perché quando noi inseriamo nel catasto delle grotte del Lazio, che è un elenco delle grotte che esistono nella regione e che è gestito dalla Federazione Speleologica del Lazio a seconda della legge numero 20 del 1999, in questo elenco ci sono i rilievi e quindi se un'altra persona dovesse trovare di nuovo questa grotta, tramite il rilievo riconosce che è la stessa. E questo è uno dei primi motivi per farlo. Il secondo motivo è che a seconda la forma che hanno queste caverne, si può più o meno ricavare come è nato l'ambiente. Nel senso, prima Maria parlava di risorgenza e questo si riconosce dalla forma della grotta. Quindi, se in futuro qualcuno dovesse studiare questa grotta, magari perché sta studiando tutte le grotte
del territorio, riesce a capire, grazie al rilievo, che era una risorgenza, cioè era un punto dove l'acqua usciva dalla montagna. Questo qui è il rilievo schematico della sezione della grotta. Vediamo che noi speleologi chiamiamo grotta della Capannazza, ma non so in locale come si chiama. Vediamo che il pavimento è in piano e che nelle due stanze che ci sono ci sta in una un soffitto che si alza fino a 4-5 metri e nell'altro ci sta proprio un pozzetto che è stato richiuso dall'esterno, che quindi probabilmente almeno un tempo c'era un passaggio da cosa che assomiglia quasi a un camino. E possiamo vedere, questo appunto è in sezione, mentre invece questa qui è la pianta della grotta. Vediamo che è tutta abbastanza allineata, a parte questa stanza laterale di cui si vede. Come vedete, abbiamo preso a raggiera le grandezze degli ambienti e la stessa cosa abbiamo fatto con le altezze. Sullo sfondo vediamo la cava, proprio qui di fronte è il luogo esatto dove sono state ritrovate la maggior parte delle orme. È una grande ricchezza di tutto il territorio. Qui siamo dentro il Reparo Roberto. È un sito preistorico dove sono stati rinvenuti alcuni disegni d'epoca preistorica negli anni 50 da Marcello Zei, che ha intitolato La grotta col nome del figlio, Riparo Roberto, e la grotta a fianco, che guarderemo dopo, l'ha intitolata la moglie, Grotta Yolanda. Questa dovrebbe essere, questa è una delle figure antropomorfe presenti all'interno della grotta. Come si vede, è stato più volte vandalizzato nel corso degli anni, ma alla fine si ripete lo stesso rito che si ripetevano gli uomini preistorici. Animali fantastici, le mani è qualcosa che ricorre sempre in epoca preistorica. È un peccato perché la testimonianza storica si rischia che si vada a perdere. Però pare che ci sia qualcosa che qua ispiri le persone a scrivere sulle pareti. Questi sono altre figure che si vedono, dovrebbero essere dei cervi, ma spesso si vanno a sovrapporre sia ad altri segni, ad altri disegni che sono di epoca successiva e realizzati anche a carboncino fino ad arrivare alla vernice spray. Più volte si è parlato di tentativi di restauro, ma sembra che non siano andati mai a buon fine per motivo o per l'altro. Questo è uno degli altri disegni che sono stati riconosciuti come d'epoca preistorica. Sicuramente un panorama maestoso. La Valle delle Lagune, conosciuta in dialetto come Valle della Cunnola. Della Cunnola sta per la culla. Qua di fronte, dall'altra parte del versante, abbiamo un bel vedere dove si affacciava una villa sempre d'epoca romana, e sullo sfondo vediamo Sezze e la gola che prosegue. Questo è il rilievo del Riparo Roberto, che è risultato largo 26 metri e profondo dal primo sbalzo circa 3 metri. È appunto una grotta molto, se vogliamo, piccola, però molto importante dal punto di vista archeologico. I punti che vedete attaccati alla parete, che sono il 2, no, l'1, il 3 e il 5 sono
sono i tre disegni principali che sono stati ritrovati.